Dicevo, l'argomento che mi accingo a trattare può essere pesante perché purtroppo gli aspetti medico-legali in questo caso nella rinochirurgia estetica, ma in generale nella pratica medica e chirurgica, sono sempre ricchi di nozioni e di giuridiche e di sentenze che spesso possono essere pesanti, cerco di renderla il meno noiosa possibile. E partiamo subito da quello che giustifica l'atto medico, l'atto chirurgico e in particolare, nel nostro caso, l'atto chirurgico con finalità estetica. Tutte le norme nascono dalla Costituzione. E l'articolo 32 della Costituzione ci dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ma ci dice anche che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ho sottolineato l'aspetto salute. Perché è proprio da questo che nasce la liceità di un atto chirurgico con finalità non esattamente terapeutiche, curative, anche se ci possono essere degli aspetti funzionali, ma l'atto chirurgico con finalità estetiche. Perché se analizziamo l'articolo 5 del Codice Civile, ci dice che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, eccetera, eccetera. Quindi un atto chirurgico con finalità estetiche potrebbe, anzi, spesso, altera quella che è l'integrità fisica e la fisionomia del soggetto. Ma dal concetto di salute nasce, ecco, la liceità dell'atto chirurgico con finalità estetiche. Perché? La Costituzione parla di salute, cioè di quello stato di benessere non soltanto fisico, ma soprattutto di benessere psichico. E spesso l'atto chirurgico con finalità estetica ha la funzione proprio di ridare al soggetto il benessere psichico che la menomazione che si portava appresso poteva in un certo qual modo ledere. Infatti, una sentenza della Corte di Cassazione dice che è opportuno ribadire che la funzione tipica dell'arte medica è individuata nella cura del paziente al fine di vincere la malattia, ovvero di ridurre gli effetti pregiudizievoli o quantomeno di lenire le sofferenze che produce, salvaguardando e tutelando la vita, non esclude infatti la legittimità della chirurgia estetica, che a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica. E allora nascono subito due quesiti. Posto che, almeno secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligazione assunta dal medico è di mezzi o di comportamento, quella del chirurgo estetico assume invece connotati diversi e quindi un'obbligazione di risultato. Il secondo aspetto attiene il consenso informato del paziente, quale condizione essenziale per la liceità, secondo l'aspetto penale, civile e disciplinare dell'accertamento e del trattamento sanitario in generale, per il chirurgo estetico deve avere un contenuto più ampio e responsabilizzante in ragione di una informazione più approfondita e di un giudizio più rigoroso nella valutazione sulla opportunità dell'intervento stesso. E allora torniamo al solito discorso, obbligazione di mezzi o obbligazione di risultato? Allora, innanzitutto, cos'è un'obbligazione? L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale una persona è tenuta ad una prestazione verso un'altra, il cui oggetto è rappresentato da una cosa suscettibile di valutazione economica, contenuto patrimoniale e, attenzione, la salute è
è vista dalla giurisprudenza come un qualcosa che ha una valenza patrimoniale, conformemente all'interesse del creditore. Quindi le obbligazioni possono derivare o da un contratto stipulato tra le parti, o da un fatto illecito che richiede il risarcimento del danno, oppure da ogni altro fatto o atto previsto dall'ordinamento giuridico. Allora, il discorso obbligazione di mezzi, obbligazione di risultati, nasce da questo, dall'accordo preventivo tra medico e paziente. È dalla volontà delle parti, dal loro accordo, che sorge l'obbligazione e si concretizza il suo contenuto specifico. L'accordo presuppone l'informazione che il medico deve fornire al cliente e paziente. Quindi, ecco che diventa importante chiarire col paziente quelle che sono le finalità dell'atto che il paziente vuole intraprendere. Chiedo al chirurgo il risultato estetico, oppure chiedo al chirurgo di correggere un'imperfezione che dà dei problemi funzionali. Ma qui diventa importante l'attività di informazione che il chirurgo deve offrire al paziente. E per quanto riguarda la chirurgia estetica, fondamentalmente la giurisprudenza ha inquadrato tre fattispecie di trattamenti: i trattamenti riparativi, quelli ricostruttivi o quelli correttivi. I trattamenti plastici riparativi tendono a ricostruire una condizione somatica preesistente che è stata gravemente deteriorata da infortuni della più svariata eziologia. E quindi qui stiamo parlando di un atto curativo. Quelli ricostruttivi sono interventi resisi necessari per correggere imperfezioni naturali gravemente pregiudizievoli per la vita di relazione affettiva o professionale. Quelli correttivi sono interventi non necessari, apparentemente rivolti a correggere imperfezioni modeste, che per taluni sarebbero insignificanti, ma per l'interessato importanti per riacquistare maggior fiducia in se stessi e sicurezza nell'ambito della vita di relazione. Ovviamente, abbiamo detto, le prime due fattispecie hanno un aspetto terapeutico. Questa terza fattispecie avrebbe un aspetto più puramente estetico. Allora, torniamo al discorso, ripeto, informazione. L'informazione è alla base del consenso, dal quale nasce poi il contratto, cioè l'obbligazione di mezzi o di risultati. Tenete presente che nell'obbligazione di mezzi sarà il paziente a dover dimostrare, nel caso di un contenzioso, di aver subito il danno e quindi di aver diritto al risarcimento. Nel caso dell'obbligazione di risultati, invece, è il medico che deve dimostrare che non ha raggiunto lo scopo prefisso per cause a lui non imputabili. Quindi l'onere della prova viene invertito. Nell'obbligazione di mezzi è a carico del paziente, nell'obbligazione di risultati è a carico del medico. E allora, questo benedetto consenso, che tanto ci fa penare e che purtroppo, devo dire, è una spina nel fianco, alla base di una innumerevole casistica di responsabilità professionale. È l'elemento sul quale il contenzioso fonda rilevante di e l'articolo 50 del codice penale ci dice che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. E questo giustifica qualunque atto medico e soprattutto qualunque atto chirurgico, perché se senza il consenso della persona quell'atto può diventare una lesione personale, può diventare una violenza privata, può diventare addirittura in casi estremi un omicidio. Ciò che scrimina il reato è il consenso. Il consenso che ovviamente deve avere dei requisiti. Il consenso, per poter essere valido, deve essere informato, libero e cosciente. Mi ha preceduto il collega Zanino accennando del discorso dell'informazione. Ma l'informazione deve avere delle caratteristiche ben precise.
noi non dobbiamo nascondere nulla al paziente, né dobbiamo cercare di condizionarlo nella sua scelta. Il paziente deve capire esattamente ciò che noi intendiamo fare sulla sua persona, deve conoscere quali sono le indicazioni a quel tipo di trattamento, deve conoscere quelle che sono le possibili alternative a quel trattamento che noi vogliamo proporre, deve conoscere quali sono i rischi e quindi le complicanze che quel trattamento può comportare. E qui vorrei fare una precisazione. Prima Zanino ci ha mostrato una diapositiva in cui venivano elencate una serie di complicanze. Attenzione, complicanza non è sinonimo di errore. La complicanza non porta alla necessità di un risarcimento, quindi non porta a un contenzioso. È l'errore che fa nascere il contenzioso. Allora però diventa importante che noi quella serie di complicanze che conosciamo, che Zanino ci ha illustrato, noi le trasmettiamo e ne portiamo a conoscenza il paziente, il quale, conoscendo quelli che sono i rischi e quindi le possibili complicanze, ha la possibilità di autodeterminarsi e dare quindi un consenso al trattamento chirurgico. Libero, quello che vi ho detto prima, il medico non deve cercare di condizionare il paziente deve scegliere liberamente su l'intervento o il trattamento che il medico gli propone. E deve essere cosciente nel senso che ovviamente il paziente deve capire ciò che gli viene trasmesso. È inutile che noi andiamo a fare dei discorsi troppo tecnici col paziente, perché non potrebbe capire. Allora dobbiamo cercare di adeguare il nostro modo di esplicitare la problematica in maniera molto semplice, adeguandoci al suo grado culturale. Dobbiamo renderci conto, e questo è un onere del medico, che il paziente ha ben compreso ciò che noi gli vogliamo, abbiamo cercato di trasmettergli. E ovviamente il paziente deve essere libero da qualunque vizio, quindi ovviamente deve avere la maggiore età, deve aver raggiunto la maggiore età, non deve essere affetto da vizi parziali o totali di mente, non deve essere interdetto ovviamente, altrimenti ovviamente pena la invalidità del consenso. Come dobbiamo acquisire il consenso? Non esiste una norma di legge che ci dica il consenso deve essere acquisito in via scritta o oralmente. È soltanto una regola di cautela che, per esempio, il codice deontologico propone, ma ripeto, non c'è una norma codificata. Sarebbe meglio acquisire un consenso scritto e possibilmente far sottoscrivere il consenso a dei testimoni. Non immaginate quante persone si rivolgono a noi, perché poi quando si tratta di recuperare soldi sono sudatori, siete picoievi la mia, ma qui riusciamo ad avere qualcosa, riusciamo. Quando gli vai a dire ma lei sapeva di queste possibili complicanze, il dottore non mi ha detto niente. E spesso troviamo nelle cartelle cliniche, anzi quasi sempre, dei moduli prestampati che recano la firma al limite del paziente, ma non è indicato il nome del medico che ha acquisito il consenso, non è indicata la data, non viene indicato che tipo di intervento è stato fatto o per quale motivo il consenso, per quale tipo di intervento il consenso è stato acquisito. E ovviamente questo, il consenso non è valido e quindi da qui ne derivano le responsabilità penali per atto assolutamente illecito e quindi lesioni e quant'altro. Acquisizione del consenso, dicevo, consenso informato, che deve essere acquisito prima ovviamente di intraprendere qualunque attività diagnostico-terapeutica. Ecco qua il codice deontologico dice espresso in forma scritta. Nei casi previsti dalla legge, non esiste nessun caso previsto dalla legge.
in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche eccetera eccetera o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà delle persone è integrativo e non sostitutivo eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, importanza dell'informazione completa, la più completa possibile e cerchiamo di tutelarci acquisendo un consenso scritto e possibilmente sottoscritto da eventuali testimoni. Ripeto, il consenso per noi deve diventare una garanzia di tutela. Qui va bene, l'opportuna documentazione del consenso, in ogni caso in presenza del documentato rifiuto di persona capace di intendere di volere, il medico deve desistere dei qui in caso di minore interdetto o inabilitato il consenso va acquisito attraverso il rappresentante legale e anche qui non attiene molto la vostra pratica, l'unica scriminante all'acquisizione del consenso diventa lo stato di necessità, ma non credo che nella vostra pratica possa, almeno per quanto riguarda la chirurgia estetica, avere attinenza. La responsabilità professionale, quindi da la mancata acquisizione del consenso, da una chiara assunzione di, o meglio, da una non chiara stipula di un contratto come inteso, può nascere il contenzioso e quindi la responsabilità professionale, che è l'obbligo che ha il medico di rispondere delle conseguenze dei propri atti e che può essere di diversi tipi, etica, ovviamente, disciplinare, deontologica o giuridica. La responsabilità disciplinare è quella che opera nell'ambito di una struttura sanitaria organizzata e deve, ovviamente il medico deve sottostare ai regolamenti, gli ordini legittimamente impartiti che caratterizzano il rapporto di dipendenza in una struttura gerarchicamente appunto organizzata. Quella deontologica è quella che scaturisce dalla inosservanza delle norme del codice deontologico per le quali sono previste appunto sanzioni di tipo amministrativo. La responsabilità giuridica invece fondamentalmente per quello che riguarda noi è di due fattispecie, la penale e la civile, l'amministrativa attiene i rapporti con la pubblica amministrazione. Responsabilità penale. La responsabilità penale è personale, quindi per la legge il medico risponde di persona. Il discorso della responsabilità d'équipe è un qualcosa che attiene più la sfera civilistica che quella penalistica, nel senso che ovviamente anche in penale il magistrato può iscrivere nel registro degli indagati tutti i componenti dell'equipe, ma ovviamente la responsabilità va valutata persona per persona. Quindi, la responsabilità professionale penale può essere dolosa e ecco qui la mancanza di consenso, l'articolo 50, colposa per imperizia, imprudenza o negligenza. Definiamo per condotta negligente quella dovuta all'inosservanza di doveri, cioè sostanzialmente detta in parole povere, come ricordava il professor Montaldo, il mio maestro, era in soldoni il saper di dover fare e non fare. L'imprudenza è invece l'omissione di cautele, cioè imbarcarsi in qualcosa che non si sa fare con maestria e quindi rischiare di commettere degli errori. L'imperizia invece è il non conoscere, quindi il difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell'esercizio della professione. Con l'esame di Stato, con la specializzazione, lo Stato garantisce all'utente che noi sappiamo fare quel tipo di attività e il imperito è colui che non ha quel livello di preparazione minimo che lo Stato garantisce all'utenza. Da qui nasce anche il discorso, in sede civilistica, di colpa lieve e colpa grave. La giurisprudenza sta cambiando. Prima si diceva che il medico rispondeva soltanto per colpa grave.
Adesso l'orientamento è cambiato. Il medico risponde anche per la colpa lieve, perché il discorso che la Cassazione e la giurisprudenza fa è questo. Non può considerarsi un errore lieve quello commesso, per esempio, dal cardiochirurgo che ha la specializzazione in cardiochirurgia. Che fa il cardiochirurgo? Quindi non può ritenersi un errore, risponde anche per colpa lieve lo specialista otorino che ha una specializzazione, quindi ha, lo Stato ha garantito per lui e commette un errore che non dovrebbe essere commesso in virtù del suo bagaglio culturale. La responsabilità colposa si fonda su tre elementi: la condotta colposa, ovviamente, il danno che ne deriva dalla condotta e il rapporto di causalità materiale che intercorre tra la condotta e il danno ingiusto. Il rapporto di causalità sancito dall'articolo 40 del codice penale: nessuno può essere punito per un fatto provveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. E su quest'ultimo punto, per esempio, si discute molto sulla responsabilità di Kip. Secondo la giurisprudenza, i componenti dell'equip dovrebbero essere concordi sul trattamento che viene effettuato, sulle procedure, sulle tecniche. Il non dissentire da parte dei componenti da una condotta messa in atto da uno degli altri colleghi costituisce un reato, perché se io ho la convinzione che quel tipo di trattamento che il mio collega sta attuando non è corretto, non lo condivido, io devo cercare di impedire quell'evento, o quantomeno mi devo dissociare. Allora scriverò in cartella che è stato attuato un trattamento per il quale io non sono d'accordo e ovviamente ho cercato di dissuadere, di far valere le mie ragioni e poi è andata come è andata. Però questa diventa una scriminante poi nel caso di un contenzioso, soprattutto in sede penale. Sta cambiando anche il discorso della dimostrazione dell'errore. Nel 2002 è uscita questa sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale, in cui si dice che perché si possa far valere, perché si possa sostenere l'ipotesi di un danno, è necessario che ci sia un alto grado di probabilità logica o credibilità razionale. Va provato che un diverso comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, e cioè in una percentuale di casi prossimo al 100. Questo è il discorso del ragionamento controfattuale portato avanti dalla dottrina medico-legale e che potrebbe essere uno spiraglio nel contenzioso medico-legale, perché dovremo dimostrare d'ora in avanti che con un altissimo grado di probabilità, diciamo prossimo alla certezza, che un comportamento diverso non avrebbe cagionato quel determinato errore o quel determinato risultato. Responsabilità civile, quindi abbiamo parlato di responsabilità penale, responsabilità civile. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, ed ecco qui il contratto, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ecco quindi il discorso del contratto: chiarirsi bene preliminarmente quelle che sono le finalità di quell'atto chirurgico, non creare false aspettative, mettere sul tavolo quelle che sono, scoprire le carte, onde evitare appunto la richiesta di risarcimento. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Quindi, e qui passiamo a un altro aspetto.
Zanino mi ha invitato a trattare alcuni aspetti della medico-legali e ha inserito anche il discorso della privacy. Quindi ho cercato di toccare gli aspetti del segreto personale e della privacy e vi dico subito che in effetti la legge sulla privacy a noi poco tocca, perché noi abbiamo l'articolo 622 del codice penale, che esiste da sempre, che è molto più severo della legge 675 del 96, quella che regola appunto la privacy. Quindi noi siamo già investiti sia dalle norme del codice penale che da quelle del codice deontologico, che ci impongono il segreto assoluto su ciò che noi facciamo. Quindi ovviamente è inimmaginabile che si vada a dire ma quella gli ho rifatto il naso. Ovviamente sono delle notizie coperte dal segreto che, ripeto, erano già sancite dal codice penale e il quale ci dice che chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria persona di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento. Il discorso è che comunque sia, perché si possa contestare la violazione dell'articolo 622, deve derivare un danno alla persona del paziente. Il codice di procedura penale ci obbliga in alcuni casi, può obbligarci in alcuni casi a rendere note notizie coperte dal segreto, ma deve assolutamente accertare che il motivo dell'esimersi da parte del medico dal deporre sia una motivazione infondata, altrimenti il medico, così come i sacerdoti e gli esercenti una professione sanitaria, gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, possono appunto rifiutarsi dal rendere note notizie coperte dal segreto professionale. Il codice deontologico rincara la dose, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione. Ricordiamoci che è coperto dal segreto tutto ciò che il medico apprende nell'esercizio della sua professione, ciò che sente, ciò che vede, ciò che intuisce e ovviamente notizie che possono creare, ripeto, un documento all'immagine dell'assistito. Giuste cause di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze imposte dalla legge, cioè riferiti, denuncia, eccetera, può essere rivelato il segreto con l'autorizzazione da parte della persona assistita, quindi col consenso della persona assistita o del suo legale rappresentante. Ripeto, io ho riportato l'intero testo dell'articolo, ma anche qui non credo che interessi il caso specifico. L'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere. Questo riguarda invece l'aspetto che è più affine alla legge 675 sulla privacy. Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso, riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Quindi le immagini che Zanino ci ha fatto vedere con delle persone che sono chiaramente identificabili ovviamente necessitano di un preventivo consenso. Quindi, nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare, eccolo qui, la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere attraverso la stampa o altri mezzi di informazione
notizie che possono consentire l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono. Questa invece è la 675, sono due articoli che attengono alla nostra professione. I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, eccetera, l'adesione a partiti sindacati, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento solo col consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del garante. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza autorizzazione del garante, trattare i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del garante. Quindi, una cosa importante è che oltre l'acquisizione del consenso all'atto medico-chirurgico, vi sia l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. Vi ringrazio, scusate se vi ho annoiato.